Sarà la città di Colombo, capitale dello Sri Lanka, ad accogliere Papa Francesco al suo ritorno in Asia, 5 mesi dopo il viaggio in Corea. Il 7° viaggio apostolico internazionale di Papa Bergoglio inizierà il 13 gennaio all'aeroporto della capitale dell'Isola Risplendente, ma la prima giornata sarà segnata soprattutto dall'incontro interreligioso al centro congressi Bandaranaike Memorial, lo stesso che 20 anni fa ospitò l'incontro di Giovanni Paolo II, boicottato dai buddisti, religione di maggioranza nel paese con il 70% dei fedeli. In un clima completamente diverso, Papa Francesco incontrerà un migliaio tra buddisti, musulmani e indù. In Corea, parlando ai vescovi dell'Asia, aveva indicato nel dialogo interreligioso la prima missione delle chiese del continente. Don Indunil Kodituaku, sottosegretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ci parla della situazione nello Sri Lanka. Abbiamo un dialogo alla vita normale e poi dialogo di azione. Per esempio, quando sono andato l'anno scorso per Natale, c'erano alcuni buddisti, amici, casa mia, sono andati per noi, per la messa di mezzanotte. E poi quando è morto mio papà, c'erano musulmani per la messa, c'erano buddisti dentro la chiesa. Allora a livello di vita c'è dialogo. E poi a livello di azione, quando lo tsunami ha colpito, quando c'è un disastro naturale, tutti si uniscono insieme per aiutare chi ha bisogno. In questi livelli abbiamo il dialogo molto attivo. A livello teologico, a livello spirituale ancora è meno. Il giorno dopo, nella spianata del Gulf Face Green, vasta area del litorale di Colombo che può ospitare 500.000 di fedeli, Papa Francesco canonizzerà padre Giuseppe Vaz, missionario indiano e instancabile evangelizzatore dello Sri Lanka a cavallo tra il 1600 e il 1700. 20 anni fa, nello stesso luogo, era stato beatificato da Giovanni Paolo II. Noi lo chiamiamo Apostolo dello Sri Lanka, un'epoca quando c'era la persecuzione di olandese. Lui è venuto per aiutare i cristiani perseguitati, i cristiani cattolici per 20 anni, 30 anni erano senza i pastori. E poi lui nascosto è venuto, imparato sia la lingua tamil sia la lingua singalese, tutti e due, senza una discriminazione, fare nessuna distinzione, ha cercato di curare le anime, sia singalese, sia tamil. Allora qui abbiamo un modello per riconciliazione. Ci sono tante ferite oggi perché dopo più di 30 anni di guerra la Chiesa anche in certo senso ci sono le ferite dentro la Chiesa, perché dopo 30 anni di guerra, il modello per tutti i cristiani di superare questi conflitti etnici, culturali e poi lavorare per la pace e l'armonia del paese. L'appuntamento più atteso è però la preghiera di Papa Francesco al santuario di Nostra Signora del Rosario a Madu, nel nord del paese, dove vive la minoranza tamil, la più segnata dalle ferite della guerra civile conclusa nel 2009. Ancora Don Kodituaku. Durante la guerra civile, nonostante tanta difficoltà per le feste, i cattolici, sia dal sud sia dal nord, hanno continuato a frequentare questo grande santuario. Allora questo santuario di Madonna, come una mamma, ha portato i figli di tutti e due i gruppi etnici, un centro di riconciliazione. Sono contento che Papa va al santuario di Madu, perché dopo 30 anni di guerra ci sono tante persone ferite, soffrono a causa della guerra civile, perché ci sono tante vedove e poi tanti orfani e poi
le persone sono psicologicamente ferite a causa della guerra che nel continente asiatico, dappertutto, che attira l'attenzione e la santità, la semplicità. Allora Papa Francesco ha queste caratteristiche, sicuramente attirerà l'attenzione delle persone e di altre religioni anche.